Sappiamo che sei anche un insegnante nel circuito MMA, MMA, sì, nella MMA. sede di Rimini, giusto? Riccione, Riccione e Padova, Riccione, da quest'anno anche a Riccione e Padova, Padova. sì. Ecco, nel campo dell'insegnamento ti sarà capitato di incontrare già diversi allievi, credo, di ogni tipo, Sì, insomma, esatto, di non, ogni tipo. ecco. Secondo te questa, come dire, maniera di porsi anche in funzione del sistema video che abbiamo detto prima dei leak, ecco, in che modo va instaurata? Cioè, un allievo, penso che cerchi un insegnante perché magari non sa neanche come imparare a Esatto. suonare, dovrebbe avere giustamente quindi una guida, non solo sul lato tecnico dell'argomento, che alla fine magari può essere anche fine a se stesso, ma anche a livello di percorso Sì, di sì, sì. studio, ecco, per questo dicevo, il fatto di Gen Track Central magari non so a lungo termine a cosa può portare, ecco, se non c'è un Ah, percorso ok, beh, logico, ecco, come sì. Se l'affronti questo aspetto? c'entrano i ragazzi della scuola, adesso con loro comunque attraverso la scuola hanno un percorso, su questo non c'è, cioè, totalmente separato da quelle cose là, no? Quindi se poi vogliono affrontare questi fraseggi sono un po' un discorso a parte, per me il lato tecnico è una cosa e l'apprendimento è un'altra, cioè comunque il modo in cui apprendi quelle cose, il percorso teorico che è importante secondo me da fare a step by step, insomma, passo alla volta. E non so, mi è capitato che magari alcuni ragazzi la compravano e venivano da me e dicevano oggi no, non voglio rifare niente, facciamo questi leak che mi spieghi come si fanno, così cosa. Quindi lo fanno prima, lo fanno per imparare la tecnica, perché comunque molti sono veloci, dopo nel secondo pacchetto sono un po' più lenti, magari possono servire più per oh, in questo accordo ci metto quella nota che magari mi piace di più, che è legata a quell'altra, mi piace ancora di più, oppure in questi casi mi fa schifo, insomma, però è separato secondo me, perché non puoi prendere un pacchetto come un argomento teorico grande di percorso, secondo me è una cosa più tecnica Certo. e poi per avere qualche spunto in più, però non può essere secondo me collegata a un percorso didattico troppo preciso, insomma, se è questo che dicevi, Certo, sì. eh. Se Infatti sì. intendevi Sì, infatti avevo questo dubbio, ma ho dato, come dire, in qualche modo una conferma. questo. Ok. Più che altro anche magari finalizzando lo studio alla cura dello stile personale dell'allievo, Eh perché sì. giustamente Sì, ognuno ha un modo di anche perché non è che insomma. tutto quello che c'è nella didattica può comprendere quello che potrai diventare te, insomma, no? Non è che ci sono solo quegli argomenti e lì è finito. Magari puoi imparare da questo pacchetto anche soltanto a fare uno slide meglio, per dire, no? O un bending, che ne so. Magari il giorno prima hai fatto la lezione su oggi suoniamo sull'accordo minore, che è una lezione un po' vaga, detta così, no? Sì, Però ci sta. comunque, magari in quel fraseggio lì c'è tutto un arpeggio fatto in mi minore, te da lì puoi prendere dei spunti diversi, quando il giorno prima facevi tan tan tan, e stavolta invece tan 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 Qualche idea in più. tan tan tan. Tipo. Esatto. Ti vedremo presto a Francoforte, al Sì. Music Messe, che dopo il NAMM è la fiera più grossa al mondo. Yes. Lì sarai come dimostratore, Sì, siamo lì, endorser. endorser, sì, siamo lì, Ecco. abbiamo il nostro stand con la GNG e si va, si suona tutto il giorno e via, siamo lì. GNG, la liuteria di Giulio Negrini, Esatto. validissimo artigiano che è quasi più un artista, direi che un Sì, artigiano, perché anche. oltre a fare belle chitarre fa anche bellissime Sì. rifinture che forse su una foto e vedendole sul sito non No, è diverso, dal rendono. vivo è diverso, è un altro impatto, Esatto, sì. ecco, anche con lui, come sei entrato in contatto? Perché abbiamo visto c'hai un tuo modello signature Sì, fighissimo. Ecco, sono grazie, state, diciamo, ti ha contattato lui grazie. o avete Esatto, progettato insieme sì. questo strumento? Come funziona Beh, è questo? stato così, al MAF, alla Musica Fiorana, fiera di qualche anno fa, cos'era, 2 anni fa ormai credo, non quest'anno, forse o quello scorso, Mi pare l'anno l'anno scorso. scorso credo. No, no, nel 2013, Siamo nel invecchiati. settembre, è passato un sacco di tempo. Nel 2013 abbiamo suonato lì per un evento MMA di spalla a gambale.
Franco. Franco E allora niente, lui era lì che dimostrava le sue chitarre, c'era cioè il suo stand, ed era la seconda volta che mi chiedeva di entrare a far parte degli endorser. Allora ho detto, sì, voglio assolutamente. Quindi mi ha Andiamo. fatto vedere tutte le chitarre, mi ha fatto provare tutte, si è fatto un'idea di quello che mi piace, e poi è dato il via libera, tutto così. Quindi me l'ha chiesto lui quella volta là. Insomma, buongiorno, è stato definito tutto, e poi dopo l'ho lasciato fare. Tanto ho detto, guarda, te hai già capito cosa mi piace, quindi fai Fantastico. pure, e via. Allora, altra cosa, tu, ripeto, sei molto molto giovane. Nonostante la giovane età, comunque musicalmente già sei maturo, hai fatto, si vede, insomma, un ottimo percorso di studio e credo continuerai, te lo auguro, con la carriera da, insomma, da chitarrista, da musicista. Ora diciamo che hai già un ottimo livello di, diciamo, conoscenze tecnico-teoriche. Su cosa ti, diciamo, ti butterai? Cioè, continuerai a studiare solo quelle cose lì, oppure... Ok, no, io adesso volevo pian piano buttarmi sempre più nella composizione, più che altro, quando c'ho tempo, perché con Syntax Central da fare è sempre un po'. Però sì, e studiare quello che mi piace, cioè voglio cercare di creare le mie cose, da un po' di tempo che sto cercando di creare delle frasi mie, quindi mi sono un po' distaccato dalla fusion, dal studio di tante scale, non so, poi vado un po' a periodi, cioè riguardo lo studio personale faccio un po' quello che mi pare, quando mi gira così faccio così, quando mi gira cosà faccio cosà. È importante divertirsi, credo, alla fin Sì, perché a fine, studiare sì. senza la voglia di fare quella cosa lì non ce l'ho mai fatta, quindi... Quando mi piace qualcosa lo faccio, però diciamo che da un po' di tempo cerco di, anche se magari non conosco tante cose e sono un casino, un sacco le cose che non conosco, però voglio cercare le mie, cioè il mio modo di pensare attraverso le cose, che magari forse con me funziona, magari con altri può funzionare di meno, che vada bene o male non lo so, però lo testerò, poi vedremo, vedrete, Ci lo rivedremo poi magari quando avrai fatto il primo album Sì. solista, allora saremo lieti di farne magari una bella Allora recensione, magari, sì. vedremo come andrà, insomma. Puoi salutare la community di Music Ok, Off, che ciao a tutti ragazzi. spero conosci, Sì, è un portale, insomma, dove ci occupiamo la di conosco, sì. trend musicale, di anche approfondimenti su articoli, lezioni, strumenti, quello che, insomma, vediamo in giro per il mondo. Salutiamo la community. Vai, ciao ragazzi, a Ciao! presto, ciao ciao.